dai, sarà la solita ultima puntata di una serie di 50 incontri, ma che vuoi che sia, dai, forza. Sì, va bene. Se vogliamo. Cioè, uno che passa in questo momento su Shabalon, da ora e la prossima ora, ora e mezzo, dirà, si chiederà che cosa mi sono perso. Se si sofferma un attimo, effettivamente potrebbe pensare che questa quarantena avrebbe potuto passarla in nostra compagnia. Guarda, sono contento perché ti sento bello vispo. Io invece mi sento un po' giù. No, no, io sono sereno, tranquillo. Poi tra una mezz'ora mi sveglio anche. Allora io direi che possiamo assolutamente iniziare. Sarà una lunghissima, ma sempre troppo breve puntata. Sei pronto? Assolutamente. Simpatici amici sciabaloni. Ma soprattutto, simpatiche amiche Sciabalone. Ma cos'è? Cos'è? Che è No, quello? oggi non era prevista la pianta, ma c'ho una sorpresa. Un Ok. cactus, un cactus. Oggi un bel cactus. Ciao a tutti. Perché ho scoperto, Enzo, che il cactus sembra una pianta così, ma va trattata con cura, con affetto, perché sennò ti buca. Guarda, senza por tempo in mezzo, siccome se iniziamo a Ma sei parlare, elegantissimo, sei Enzo, guarda. elegantissimo anche tu, ma guarda chi è anche molto elegante. Chi C'è c'è? con Chi c'è con noi? Guarda chi c'è con noi. Ciao Roberto. Ciao Ciao a Roby! tutti. Ma Ciao a sei tutti! elegantissimo, ma non sei l'unico a essere elegantissimo. Guarda un po' chi c'è elegantissimo come noi. Riccardo, che Ciao bello. Riccardo! Ciao Cioè, amici, neanche non se ci come fossimo voi. messi d'accordo a mettere la Ma mia veramente voce. nemmeno. Scusate, mi sono perso Com'è? qualcosa, ma stasera c'è il ballo delle debuttanti? Aspetta, io sì. No, no, c'è il ballo dei ributtanti, Marco. Siamo alla 50ª ed ultima puntata di Alle 5 e un quarto, cari miei ragazzi. Sì. Io Cari miei, dove siete? I miei ragazzi. sono Come emozionato come il giorno della prima comunione. È vero. Scusate, ho messo anche il profumo, se non ho messo troppo vi dà fastidio, ditemelo. Sai che l'ho messo anch'io, ragazzi. L'ho messo anch'io. Incredibile. Vada, matti. Perché serve entrare nel mood, capito? Ci Serve ad aiutarci, stanno già certo. salutando in tanti, Luana, Emanuela, Vanna, che dice ciao a tutti i sciabaloni, che tutti, per tutti i giorni che abbiamo passato insieme, buon 50esimo, ci dice Vinicio, che eleganza, Emanuela. E Rita dice che festeggiate, e in realtà festeggiamo un saluto, ecco. Un'evoluzione, dai Enzo, un'evoluzione. Lasciamo questo vecchio format che potremmo però riprendere in caso di, non lo so, vediamo se il Pandemia, tempo un'altra migliorata pandemia, io direi di no, siamo chiaramente, ma è un'evoluzione per arrivare a qualcosa che stiamo ancora pensando. Quindi vediamo, stay tuned. Allora, cos'è oggi? Cos'è? Chi lo vuol dire? Bah, inizia te, Roberto, che facciamo Ma oggi? diciamo che oggi, essendo la 50ª puntata di questa lunga maratona che ci ha visto presenti 50 giorni consecutivi, oggi sarà un'altrettanta maratona che Mentana ci invidierà per quanto saremo Sì. maratoneti. Vi facciamo vedere, a parte alcune novità, ma vi facciamo vedere una serie di meglio di. Abbiamo lavorato tutti e quattro questi 2 giorni ad assemblare ognuno per le sue cose. Quello che è stato fatto, e abbiamo messo insieme un po' il meglio di come si fa nelle trasmissioni importanti. E quindi Certo. adesso piano piano Enzo ci condurrà da regista, qual è, bravissimo, a Soprattutto. goderci all'inizio di una cosa nuova e poi andiamo avanti a rivedere cose che non abbiamo visto. Esatto, cioè vediamo, all'inizio vediamo un saluto fatto da Sex and the City, poi vediamo una cosa strepitosa e poi vediamo tante altre cose. Riccardo, ti invitano a rimetterti le mani nei capelli, se potrei. Ci ho provato, ma in realtà le mani sulla cute, perché c'è Guarda, poco. i messaggi sono tantissimi, non durerà un'ora, sappiatelo, durerà Comunque, di più. amici, io voglio subito lanciare il mio j'accuse, perché io, come tutte le trasmissioni dove si fa il meglio di, quindi la trasmissione di bilancio finale, avevo preparato l'oroscopo, ma me l'avete bocciato e quindi devo Ma perché lamentarmi. comunque presumo che sia la settimana prossima la passerete in casa, all'incirca, Io comunque. una cosa che vorrei dire subito ai nostri ascoltatori, che vedo già essere tanti, Sì. se potete e vi siamo piaciuti, in questo oggi è il giorno di condividere sulle vostre Immediatamente. pagine questa diretta, in modo Questa che diretta, tutti adesso, quelli che non subito. ci hanno mai visto vedranno quello che abbiamo fatto in 50 giorni. Ci aiutate così ad incrementare il nostro pubblico e ad essere pronti più slanciati che mai quando riprenderemo quasi tale. Anche perché, caro il mio Enzo, Roberto e Riccardo, si chiama Riccardo. Riccardo, dopo i saluti di Sex and the City, credo che toccheremo veramente il culmine, Sì, l'apice in qualità, bravura e su cose che
io ancora non ho capito come è possibile, come natura umana riesca a fare ciò. Guardate, io scompaio per un attimo intanto. Oh, meno male. Okay. E vi preparo il primo video, che è quello di Sex and the City, magari parlatene per due secondi voi mentre lo preparo, ma un secondo veramente. Sì, abbiamo avuto ospite qualche tempo fa Antonella Alessandro, che è la voce di Samantha Jones di Sex and the City, e si è prestata insieme a noi a giocare un po' con delle immagini di Sex and the City originale, e mettendo sopra una sua voce e modificando un po' i contenuti in onore di Shyamalan. Vai pure. Non posso più stare così in questa attesa. Io voglio essere invitata e voglio che sia un'intervista lunga e forte che mi faccia fremere con voi. Mi hanno invitata? Quindi scusa, ma devo farmi bella per la diretta con Shyamalan in 10 minuti. Ci sono Enzo e Marcello. Adoro questa quarantena. Io non le faccio le torte. Mi faccio il pasticcere. E con Roberto online i maschi sono 3. Una lunga e divertente conversazione mi aspetta. Sono simpatici. Eccoci qua. Si sente? Io non sento Marcello. Nemmeno io, ma. Tu lo senti? No, sento solo te, Rob. Eccoci, ok. Devo chiudere. Della regia. No, devo chiudere tutti i microfoni e poi far partire il filmato. Finire il filmato e richiudere e riaprire tutti i microfoni. Ah, non ce lo dovrai spiegare più per tutta la puntata. E questo già mi sembra una grande cosa. Sì, perché altrimenti c'è un ritorno per i nostri amici a casa. Adesso invece, non è che voglio andare molto veloce, però abbiamo tantissime cose da far vedere. Mentre tutta la puntata sarà un meglio di, in realtà qui c'è una cosa che realmente è il meglio di, ma che non si è mai visto. Riccardo, parlane un po' tu. Allora, intanto lo dico perché ci sono anche oggi dei nuovi, che quindi per la prima volta vedranno posso spoilerare un po', insomma, una riunione di tutti i grandi personaggi che hanno animato soprattutto la prima parte delle puntate di Shyamalan alle 5:15, e quindi assisteremo a uno spaccato, insomma, di vita che è, secondo me, una prova anche tecnica ed attore straordinaria, ma non voglio dire altro. Sì, diciamo soprattutto che siccome si è parlato spesso a Shyamalan di questa grande festa che faremo a Fogliano appena potremo, permessi consentendo, diciamo che c'è stata una riunione per decidere chi potrà partecipare a questa riunione. Esatto. E quindi c'è stato un po' di discussione, un po' di cose, e vediamo come. E allora, guarda, c'è bisogno dell'intervento del pubblico, assolutamente. Facciamo una cosa, lasciamo solo Roberto in primo piano, solo per far sì che arrivi in un momento chi deve arrivare. Roberto, di un'ultima cosa, io ti saluto. Sì, niente, godetevi questo video che per la prima volta, devo dire, è stato un po' faticoso fare, però andiamo avanti. Ho ritenuto importante incontrare tutti voi per parlare di un argomento che sta sicuramente a cuore a tutti, ovvero la festa di fine quarantena a Fogliano della Chiana. Per ovvi motivi non possiamo andare tutti quanti contemporaneamente, quindi siamo qui a decidere chi dovrà partecipare. Ecco, io sono abituato a fare conteggi, a lavorare con i numeri, a fare statistiche, quindi mi dispiace dirvi che tutti i calcoli vanno a favore mio, che sarò io a partecipare. Mi non mi pare che basta avere una bella casa e avere tanti sghei per essere epiteto là a andare alla festa. Poi se volevo parlare della popolarità, mi che sono quello che è più simpatico, che gli ha fatti più ridere, ha vinto Satri, no? Quindi mi penso che se è mica deve andare alla festa, ecco. Socio, ragazzi, non facciamo scherzi. Se c'è una festa io ci devo andare al 100%, perché quando c'è odore di gnocca e c'è festa, io per me è una religione, non posso mica mancare. Mi si rizzano le antenne. E poi c'è da dire che io anche ho facilità anche di arrivare sul luogo, perché io ho il moscone carrabile, lo carico sulla jeep, lo porto fino alla sorgente del Tevere, scendo giù pagaiando, che c'è anche la corrente che mi aiuta, e arrivo in un battibaleno, uno scherzo da ragazzi per me, eh.
dimostrare le mie più ampie vedute e il mio voler vivere in democrazia, ho accettato di venire fino a Milano, ma sono venuto semplicemente per legittimare la mia assoluta convinzione, ripeto, assoluta convinzione, che debba essere io a partecipare all'evento di Fogliano. Ragazzi, io non pensavo ci fosse bisogno addirittura di discutere su questa cosa, cioè io ho fatto 50 puntate di Sciabalon, dove ho portato ospiti, ho parlato di cinema, ho fatto un concorso, cioè voi avete fatto dei pezzettini qua e là che non si ricorderà manco nessuno, adesso io non lo so, però mi sembra veramente presuntuoso da parte vostra pensare di poter essere voi ad andare alla festa. Comunque se volete, per carità, se volete fare un sondaggio tra il pubblico magari e così avere la conferma che non c'è gara, facciamolo, dai, ognuno di noi faccia un appello per essere votato e vediamo chi la spunta, dai. Beh, insieme, allora, mi volevo portare l'accento sul fatto che mi fa parte della confraternita del Carnevale di Venezia, e allora, mica se è possibile subito di fare un bel semelaggio con Fogliano, dove che ha anche loro un carnevale importante, che è una roba seria, no? E poi mi prega con le mani giunte che se voi altri mi mandate a me un fine settimana a Fogliano, mi leva 2 giorni la mia parola, che non è poco per me, e mi posso anche prendere un po' più di popolarità, eh. E poi mi porta tante lacrime di sgnappa per tutti, ecco. Beh, se c'è da portare roba, noi romagnoli non siamo secondi a nessuno, eh. Cioè, io mi copro di squacquerone e piadine come aiosa proprio. E poi c'è da dire che con Marcello io ho in comune una grande passione che è contemporaneamente sia della flora che della fauna, le patate e le tope. Ma che dirvi? Cioè, io argomentazioni per essere il prescelto ne ho in quantità. Voglio dire, con me si eleva il livello della festa, da semplice sagra di cantiere a gran gara. Possiamo passeggiare a Don Perignon con me? Poi, da non dimenticare che io metto a disposizione il mio Nabi in Namibia con 30 persone di equipaggio con cui fare tutti una bella crociera nel Mediterraneo. Quindi non so se mi spiego, ecco. Ah, adesso mi sembra il caso, non si può mica stare lì a ragionare con soldi e basta, capito? Che non siamo ragazzi, tu sei ricco e poi vince tu. Una cosa carina, dicevo, vogliamo fare un discorso di denaro, non mi sembra opportuno. Allora ragazzi, io vorrei dire che rilancio portando Samantha Jones, in arte Antonella Alessandro, alla festa, così penso che non ci sia più gara per nessuno, eh. Pur riconoscendo nella dottoressa Alessandro un bel pezzo di femmina, e che femmina, ritengo di avere anche io delle raccomandazioni a cui difficilmente si può dire di no. Anzi, direi che io ho 2 argomentazioni. Salvo, Totò, venite. Vabbè, mi sembra di capire che non se ne viene a capo. Io lascerei decidere il pubblico. Che sia quel che sia, che Dio ce la mandi buona, che ci vada io. Che è successo? Si è bloccato? Eccoci. No, ci siamo tutti, stiamo tornando tutti. È andato fino in fondo, perché io non ho visto a un certo punto. Sì, è andato fino in fondo. Perfetto. Che meraviglia, Roberto. Ragazzi, ha fatto un capolavoro. Riccardo, di qualcosa a te. No, grazie. Ma è assoluto, è totale, è tecnicamente impeccabile, ma proprio la storia è meravigliosa. Tra l'altro, no, ragazzi, amo. C'è Amish che passa dietro ogni tanto, ma cosa può? Una porta? Cosa sta nel finale ha portato una porta. È una cosa strana, montato casa. Guarda, ci sono una marea di messaggi, io non so se li avete sì, messaggi. Ma grazie a tutti. So. Grazie a tutti. Ma giusto, Roberto, hai fatto una cosa a parte, cioè in tutto perfetta. I testi meravigliosi di Nori che salutiamo, la recitazione che te lo dico a fare.
la tecnica, il montaggio, ragazzi, ma questo è un lavoro che in 5 persone è impossibile, da solo è inumano. Devo ringraziare stavolta un amico, Maurizio, che è venuto a darmi una mano a leggermi le battute fuori campo ogni volta che facevo un personaggio diverso, perché altrimenti non ce l'avrei fatta, quindi non proprio da solo l'ho fatto stavolta, quindi... ma è umano, direi. Allora ritiro tutto. Tra l'altro, le affinità che Benito il Bagnino ha con me le riscontro anch'io, sono indeciso su chi... non avevo dubbi. È bellissimo, però comunque loro, visto i vari personaggi, hanno detto che il pubblico deve scegliere chi venire eventualmente alla festa, però fra i vari messaggi ho letto qualcuno che ha già scritto: no, noi vogliamo Roberto l'originale. Beh, ma infatti gliel'ho detto che era una battaglia persa, però non ci credevano. Però loro ci hanno provato. È normale, tentar non nuoce. Questo era l'esclusiva, cioè questa era la novità più grande, ma ce la siamo tenuti per l'ultima puntata perché veramente è stata una cosa bellissima e sappiamo quanto appunto ci ha messo Roberto per poterla fare perfetta così nei tempi e quant'altro. Quanti personaggi in tutto, Roberto? Alla fine ne arrivano 8. Non lo so. Dai tu. Con Salvo e Totò sono 8. La finestra l'hai rimontata poi. La porta, quella era la porta. Del salotto che ho dovuto togliere, se no non c'entravamo tutti. Meraviglioso. Adesso escludo Marcello per un attimo. Sì. Perché vi faccio vedere, adesso sono più basso di voi, ma io c'ho da leggere Chabalon, quindi devo rimanere così. Perché vi faccio vedere un filmato delle nostre prime volte. Ah. Le prime volte dei collegamenti, quindi con Roberto, con Riccardo, ma anche con Francesca, Luna, Alessandro, Giovanni, quelli che diciamo un po' più regolarmente sono stati con noi e che salutiamo. Allora, intanto saluto Riccardo, è un po' macchinoso ragazzi, poi saluto Roberto, rimango io e faccio la trasmissione da solo. No, non è vero, adesso andiamo in primo piano con questo meraviglioso filmato delle prime volte. Siamo in diretta, ma ancora non c'è nessuno, quindi aspetti. Buonasera. Ciao Marcello. Ciao Marco. Da Roma, Roberto Andreucci. Siamo... un amico, che bello. Ciao Roberto. Siamo riusciti, quindi? Ci siamo riusciti, sì, siamo in 3. Perché io non vedo... Ah, eccomi, adesso... Eccoti. Abbiamo Riccardo. Eccolo qua. Ciao Riccardo. Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Sei magnifico con quel frisino. Io cercavo di adeguarmi al look di Marcello, insomma, faccio quello che posso. Adesso, se funziona il collegamento, siamo in Francia. Pronto Giovanni? Ciao. Oh, dalla Corsica. Tutto bene? Tutto bene, ti sentiamo benissimo. Come stai? Bene, bene, bene. Dici innanzitutto dove sei? Sono lungo la strada per andare a Porto Vecchio. In Corsica. Ecco, con noi la nostra psicologa, e ne avremo veramente bisogno io e Marcello, Luna Donati. Ciao Luna. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ciao. Anche Luna ha i libri dietro, quindi li dovrò adeguare. Sì. Li dovrò fare io, ecco, ho capito. Sono in una zona di... In realtà ho rubato il posto a mio marito. Perché collegare con Alessandro Berni da New York. Ciao Alessandro. Una situazione ottimale. Oh, gli Aliesi. Ciao Marcello. Ale, ti vediamo in giù. Se riesci a girare la camera, ce la fai? Perfetto. Guarda, scusa Enzo, scusa. Sono veramente emozionato perché disordinato, ma ho lo stesso sfondo di Francesca. È vero. Ma non siamo allo stesso livello culturale. Vabbè, ma esageriamo. Sei ordinatissima, brava, ti faccio i complimenti. Ho appena fatto il trasloco, è per quello. Ridi te. Dai, è un fantastico martedì 17, primavera, ci siamo Enzo, ci siamo, fantastica giornata. Può finire qui la puntata, te lo dico. Avevi un bel ciuffo Enzo,
Avevo un bel ciuffo, ma anche te però avevi un bel ciuffo. No, io nelle prime puntate lo sapevo, ho la sguardo, non mi ero rivisto di quello che rivede la luce o il salvatore dentro una buca per mesi e rivede la luce in quel momento, proprio in estasi. Quanto è stato bello però rivedere tutte le difficoltà che continuiamo ad avere, tra l'altro. Beh, ma bellissimo, bellissimo il primissimo collegamento con Hai Marcello col visto? telefonino. Ed Fantastico. è insomma, voglio dire, in 50 giorni poi non sono neanche tanti. C'è stata un'evoluzione, devo dire, notevole, insomma, fra tutto. Assolutamente È sì. vero, è vero, è vero, è stato veramente Bellissimo. bellissimo. Marci, vuoi intanto salutare qualcuno degli ospiti che è stato con noi? Assolutamente, Enzo, perché andando a rivedere nel passato sono stati tantissimi quelli che si sono collegati con noi. Faccio velocemente un po' di nomi Sì, solo un perché po' di nomi. Asia dalla Spagna, Massimo d'Arezzo, Marta dall'Irlanda, Francesco dall'Inghilterra, Melissa dal Texas, Pablo anche lui, credo dalla California, se Sì, ricordo da Los bene, Angeles, da Los Angeles. Lamberto, Vinicio, Anna, Massimo, Andrea, Vabbè, vabbè. E Rita. dopo facciamo anche gli altri, li facciamo tutti, E ma non ce ci ne sono stiamo. tanti, effettivamente. Alfredo da Tel Aviv. Sì, no, ma ce ne abbiamo Ah, tanti. c'è tutto, Arriverà, c'è tutto. arriverà. Scusate, c'è tutto Ce il n'è una marea, rilanciamento. perché non Siamo possiamo troppi, avere siamo nessuno. troppi. Tra l'altro, io non l'ho detto ai miei amici di avventura, ma io ho già preparato anche l'aperitivo per il drink finale. Ma avrete tempo per prepararvelo, perché tanto c'è un sacco di filmati da vedere. Adesso ci vediamo una prima parte di personaggi che ha fatto Roberto, una cosa meravigliosa. Aspetta che arrivo a capire. Oh, no, scusami, non vediamo i personaggi No, però. che Adesso parliamo vediamo? di cinema. Ah, Roberto, giusto. cosa... Sì, ricordiamo che nelle prime puntate, soprattutto, poi ogni tanto ho raccontato un po' di cinema tra il serio e il faceto e ho preparato insomma una clip più o meno quello che ci siamo raccontati. Poi chi è curioso e non l'ha visto all'epoca può andarsi a rivedere le puntate quando vuole, Certo, insomma. certo, certo. Beh, ovviamente rimane tutto qua, quindi noi oggi vi stiamo dando il succo per farvi capire. Sì, Marci? anche un promemoria, perché anche io stesso mi ero dimenticato alcune cose che ho Bravo, detto e fatto, vero, vero. quindi. Ah, vi ricordo, visto che siete tantissimi, che finisce qui, ma non finisce qui, perché Certo. noi torneremo con un appuntamento settimanale e nemmeno tra tanto. Stiamo solo organizzando al meglio tutto quanto. Marcello, di una cosa intelligente, io intanto sparisco. Oltre che Facebook, i singoli video, le singole puntate le trovate anche su YouTube, sul canale Shabalom. Come sono andato? Intelligentissima sta cosa. Molto intelligente. Venuta fuori a noi che. Oggi, caro il mio Marcello, abbiamo ovviamente la nostra rubrica con Roberto Andreucci da Roma, con cui ci colleghiamo fra un minuto, di sul cinema. Sappiamo che sta riscontrando grande, grandissimo interesse perché ci dà delle chicche del mondo del cinema. Bene. E allora, siccome c'è un attrezzo che nel cinema tutti conoscono, ma forse pochi sanno come si usa, che è il chuck. Che meraviglia! Io volevo fare così rapidamente una spiegazione di come si usa il chuck. Beh, che cosa ci parli oggi, Roberto? Allora, oggi vi parlo, volevo iniziare, diciamo, a percorrere i vari ruoli nel cinema, no? Sì. Così, di analizzarne molto brevemente uno al giorno. Certo. E quindi comincerei con quello che è chiaramente poi il più importante ruolo in un film, che è il regista. Sei uscito a te, cioè sei arrivato in metro. Sono arrivato in metro perché dal salotto qui ci sono due fermate, però insomma. Ora io vorrei capire, ma questa era meravigliosa, il metro. Io già cosa farai domani, ma una cosa alla volta, facciamo una cosa. E la verità non lo so nemmeno io, ci penso durante la notte. Sappiamo che Roberto, cioè sapete che Roberto ci parla di cinema a livelli altissimi. Roberto è un produttore, oltre che un attore, e quindi nel mondo del cinema da sempre, un pedigree di livello altissimo che io e Marcello non meritiamo. Da qualche giorno ci racconta un po' di cose del cinema molto interessanti. Quindi, Roberto, ti lasciamo la parola oggi di cosa ci parli? Oggi, allora, dopo aver nelle puntate precedenti aver parlato dei ruoli, stiamo affrontando i vari ruoli nel cinema. Dopo aver parlato del regista, del direttore della fotografia, dello scenografo, oggi parliamo del costumista. Il
che chiaramente tutti voi immaginate benissimo cosa fa un costumista, però magari alcuni dettagli, alcune cose non le conoscete. Di che cosa ci parli oggi, Roberto? Allora, oggi vi parlo della parte audio di un film, quindi la parte che non si vede ma si sente. Di cosa parliamo oggi, Ma Roberto? guarda, oggi vorrei chiudere diciamo, i ruoli del cinema, perché li abbiamo percorsi più o meno tutti. E per ultimo, dulcis in fundo, diciamo, vi parlerò rapidamente del mio ruolo, nel Certo. senso di quello che poi faccio io normalmente nel cinema, al di là dell'attore. Detto questo, infatti, ha dato un gancio bene, Marcello. Visto che abbiamo esaurito la parte dei ruoli nel cinema, insomma, ci sono gli attori e le attrici, ma quello poi mi aspetto domande in merito, perché parlare degli attori e attrici è superfluo dal punto di vista di quello che fanno, sapete benissimo tutti. E quindi io inizierei adesso una sorta di periodo finché dura, in cui vi racconto magari ogni volta un aneddoto delle follie del cinema. Che cose che accadono, tutte realmente accadute, che sono un po' strane per chi non fa questo mestiere. È che vai da solo. Roberto, Stefania. ecco Roberto! Roberto, ci senti? Roberto! No, Roberto. Roberto. Scusate. Che è successo, Roberto? Roberto. È stato il vicino di ieri. Roberto, ci sei? Vediamo un po'. No, scusate. Ma Roberto, ma che succede? Roberto, ma c'è qualcosa? C'è qualcuno lì con te? Roberto, dimmi. No, No, si è imbavagliato da solo. scusa, ma chi parla? Ma chi è? Chi parla? Che volete? Chi c'è? Le domande le facciamo noi. Bravo, Sperando di bravo, avere presto notizie da Roma, ma questo è il soldato. Sono dei fiori bellissimi, bianchi, bravo. Ok, va bene. sembra. Aspetta però che vedo forse abbiamo. Grazie commissario, grazie. Grazie mille, grazie. Ragazzi, Roberto. scusate. Roberto, Sì, ragazzi, ci ciao. Io senti? sto Come dicendo. stai? Io non so chi ha chiamato i carabinieri, però so che sono arrivate le forze dell'ordine e hanno arrestato, per fortuna. Grande, sei più abile di Arturo Brachetti, Roberto. Ehi, la Sei più trasformavi in un coglione, sì. Terminiamo con questa con questa meravigliosa frase. autocoscienza, L'autocoscienza. Beh, La trasformavi comunque. in un coglione, ci metto un attimo, sì. Quelli erano dei fuori onda meravigliosi che non avevamo visto in altre puntate dove abbiamo visto altri fuori onda meravigliosi che sono altrettanto belli, forse anche più affascinanti delle cose meravigliose che ha fatto in onda. Quindi assolutamente sì, assolutamente sì. Tu, Riccardo, te che arrivavi verso la fine, no? Quindi ti Sì. guardavi tutta la puntata, che pensavi? Quasi quasi non mi collego, di la verità, dicevi questo. Aspetta che sei sparito, non so, prova. Sono sparito. Sì, Ecco, ecco. eccomi, adesso ci sono. L'ho pensato tutte le volte, perché ovviamente io guardavo le entrate di Roberto e dicevo, vabbè, adesso io chiudo, dico che No. si è rotto il computer, che vado a fare io in trasmissione? Ma Perché invece ovviamente. pensa io che finivo per primo e sarei potuto anche andarmene a passeggio, giocare a tennis, eh? Invece mi vedevo la puntata fino alla fine per vedere i tuoi cocktail, quindi. Vedi? La soddisfazione, meno male. Eh beh. Marcello, te che dici di su? Io da spettatore inerme sono veramente soddisfatto e stupito delle cose che in questo piccolo contenitore siamo riusciti a mettere. Tra Quindi
Vorrei dire una cosa, che io nel fuori onda ho la fortuna, lo dico agli amici che ci stanno guardando in tantissimi, continuate a condividere sulla vostra pagina, basta che strucchiate su condividi, così tutti i vostri amici vedono queste quattro facce. Io mi sono rifatto il nodo perché non mi piaceva. Addirittura, Ingrandito, in diretta, cioè in diretta. pensa alla pignoleria, bravo, Che poi c'è questo microfono che però mi fa sentire meglio. Volevo dire una cosa che neanche voi tre sapete, Attenzione. che nel finalissimo ci sarà una sorpresa, Attenzione. però non lo sapete neanche voi tre. E non so se mi regge il cuore, ragazzi, ve lo Eh dico. sì, Vabbè, no, niente di particolarmente. no, ma Però, quindi no, rimanete no, no, no. tutti, Ho scritto una cosa per voi. Ah, Vai. scusate, Quindi rimanete tutti. cosa stiamo facendo? Siamo alla 50ª e ultima puntata in questo format di alle 5 e un quarto nell'edizione quotidiana. Da domani tutti via, tutti al giro. No, sto scherzando, insomma, fate quello che potete fare, lo sapete voi, insomma, in base ai vari decreti. Adesso parliamo di cinema, continuiamo a parlare di cinema, però questo è l'intervento, o meglio, raggruppa questo video, l'intervento dei più prestigiosi e E prestigiosi. che Bravo, dillo Riccardo, dillo te, vai, mentre io preparo, vai. Allora, abbiamo avuto ospiti alcuni fra i nomi più importanti del cinema italiano, ma Sì. non lo dico come spesso lo diciamo ironicamente, ma proprio davvero. E siamo partiti dal primo grande ospite che è Blasco Giurato, voglio dire, direttore della fotografia fra i più grandi, più importanti in Italia. Ricordiamo che ha fatto anche Nuovo Cinema Paradiso, tanto per dire uno fra i 100 film che Blasco ha firmato. E poi abbiamo avuto fior di attori, fra Lorenzo Flaherty, Dario Bandiera, abbiamo avuto Enrico Loverso, insomma, abbiamo avuto un bel po' di personalità eminenti e di spicco della cinematografia italiana. Insomma, vediamo un po' se siamo pronti con questo rendezvous. Uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema italiano. Io direi di dare la linea subito anzi, di chiamarlo immediatamente. Roberto, Ringraziarlo anticipatamente. ciao Roberto, aspetta che ti metto. Ciao Come stai? ragazzi, sono qui con Blasco Giurato, grande direttore della fotografia, grande amico e grande amico anche vostro perché ha fatto un film anni fa, lo avete ricordato voi l'altro ieri a Fogliano. Ciao Blasco. Esatto. Innanzitutto benvenuto Blasco. Una notizia fantastica, ricollegarmi con gli amici di Fogliano, quel film che io lo tengo sempre nel cuore, a parte che è uno dei più bei film che ho fatto, quindi è un ricordo Certo. straordinario. Senti, Blasco, raccontaci un ricordo tuo di quel. Ricordo Certo. Senti, straordinario Blasco, raccontaci un ricordo tuo di quel film. di Vajont. Sì. E beh, guarda, è stato un film infernale, prima di tutto perché faceva sempre un freddo della miseria e clima tremendo, sempre pioggia. E la cosa più bella che mi ricordo è che il nostro regista intrepido Martinetti stava addirittura in camicia bianca, sopra questa diga ricostruita a 20 metri dall'alto e urlava come un matto chiamandomi. Io rintanato dentro un pulmino che davo i diaframmi 2835, quello. Ed era lui solo con l'operatore di macchina, poveraccio, e due scalzonati attori che stavano lì costretti al freddo e alla pioggia, mentre noi tutti belli riparati e lui intrepido che girava. Fantastico. Quindi è con noi Lorenzo Flaherty. Eccolo qua, pronti? Ciao Lorenzo. Ciao. Ciao, ciao a tutti, amici, e complimenti per la Chiedo a trasmissione. Lorenzo Umberto, ah, eccola, posso chiedere a Lorenzo di ricordare brevemente la sua esperienza con Luigi Magni, Gigi Magni, sul set di In nome del popolo sovrano? Bellissimo. Credo che sia uno dei suoi film preferiti. È stata un'esperienza unica, di quelle esperienze che uno si porta dietro per tutta la vita. Ma ovviamente a me mi rimarrà sempre nel cuore ed è stata ha avuto anche fiducia perché dopo tutto io avevo pochissima esperienza. Gigi Magni poi è stato io ho avuto la fortuna di conoscerlo molto molto bene perché lui era amico intimo di Franco Cristaldi, quindi quando io lavoravo lì ho fatto parecchie cene anche con lui e
parecchi viaggi in macchina con lui. Lui era una fucina di aneddoti, di storia del cinema, di storia di Roma, perché conosce Roma meglio di Proietti, conosceva Roma meglio di Proietti, una roba incredibile. Incredibile, è vero. Vorrei dirvi che io e Marcello rimaniamo nell'inquadratura con voi solo per il curriculum, ma perché non c'entriamo niente, cioè dopo questo... Oggi, siccome non mandava a fare niente, ho detto, sai che cerchiamo un amico. E invece lui non ha bisogno neanche di prepararsi come faccio io, perché lui è uno showman improvvisatore nato, oltre che un attore bravissimo, comico soprattutto. Con noi Dario Bandiera! Dario Bandiera, grandissimo Dario, grazie di essere con noi. Ciao Dario! ricordatevi, posso dire una frase che racchiude, diciamo, il senso di tutto sto periodo e di tutto. Allora, se la sirocodia in a casa nel tuo prosotto, si chiama Neurotropid, anche l'arsidio, e non c'era nella piazza, ti impianto troppo ambizio per fare la pace della felicità, semiadri, ecco. Quindi grazie. grazie a te, hai fatto bene a ricollegarti. Avevo chiesto a Enrico Loverso se poteva venire con noi oggi, ma l'uomo è un po' così, un po' restivo, non è voluto venire, però ho detto agli amici, ma secondo me invece Enrico Loverso, lo vedi che c'è. Enrico, buonasera. Ciao, grazie per questo invito. Ragazzi, io devo confessare questa cosa, io ho paura del traffico. Il traffico mi dà fastidio, quindi non mi va di mettermi in macchina per raggiungere lo studio. E poi, 3 anni fa, Michelangelo, lui interpreta Michelangelo, lo interpreta giovane e lo interpreta più vecchio. Non so se chi ha visto il film magari si ricorderà la scena, chi non lo ha visto glielo faccio vedere. Ne abbiamo girato un'inquadratura in cui si vede entrare in campo, immaginate che il mio quadrato è il fotogramma, si vede entrare in campo un blocco di marmo come se fosse stato tolto dal resto, e Michelangelo che va lì a vedere, a toccarlo, a capire se gli ispirava, se poteva essere giusto per una scultura che avrebbe dovuto fare. Vi faccio vedere il backstage, diciamo, di quella scena, che in realtà era molto stretta sul marmo che entra in campo, e lui che si avvicina. Vi faccio vedere da lontano quello che è accaduto quel giorno nella realtà. Questo era un blocco di marmo enorme, chiaramente, e adesso vedete Rico che si avvicina a sinistra e lo va ad accarezzare, a toccare, a studiare. Sì, è quello che sta arrivando. Le mie iniziali, quando capisco, quando il marmo supera il controllo qualità, posso mettere sopra la M di Michelangelo. Bene, per dire che è mio. Tra l'altro, questa scena io l'ho vista in un'altra situazione. Ero su un volo da Riga verso Roma e stavo facendo la fila per il bagno, accanto all'ultima fila, e seduto in ultima fila c'erano due passeggere, due turiste russe, che stavano guardando insieme un film sul cellulare, dividendosi l'auricolare, uno a testa. E ho visto appunto una scena di grande fumo, grande cosa nello schermo, ho detto guarda, queste si vedono un film d'azione sul cellulare. Poi mi rigiro e vedo la mia faccia. Stavano per venire a Roma, in Italia. E si preparavano. L'idea era di vedere gli Uffizi, la Cappella Sistina, certo, eccetera. Quindi si guardavano Michelangelo per prepararsi all'impresa. Beh, come vedete, insomma, ci piace rivederli perché c'è roba, ecco, c'è roba. Questa quarantena veramente ha fatto delle cose incredibili, ha distrutto delle carriere. Pensa, no, non ho mai raccontato una cosa velocissima, che prego, non so prego. Se qualcuno di voi si ricorda la sindrome di Stendhal di Dario Argento, il film. Sì. Certo. E c'era l'attore che faceva l'assassino, che era quello che tirava fuori dalla bocca la lametta e tagliava, sì, Asia Argento, sì, che è un mio amico.
tedesco Thomas Kretschmann, e siamo andati al cinema Metropolitan a Via del Corso insieme, io e lui, a vedere il film. Ah. Quindi stava seduto a fianco a me. Beh, non potete immaginare la gente quando si è accorto. Vedevano tutta la musica di tensione, questo che tirava fuori dalla bocca della metta e tagliava la pelle di Asia Argento, la gente si girava e se lo vedeva. Mamma mia, cioè, un incubo. Lo vedeva che mangiava i popcorn. Esatto, stava bellissimo. Prima di andare con la prossima cosa, c'è, siccome mi piace farmi male, Vinicio, che ringraziamo perché anche lui con un video è stato protagonista con la sua bicicletta in un tour dell'orto meraviglioso, dice: visto che è l'ultima puntata pomeridiana, Roberto, fai felice Enzo mostrandogli la stupenda foto, che tra l'altro è Vinicio è poco attento perché la stupenda foto, guarda Vinicio, aspetta che provo a metterti in primo piano, aspetta Roby. Vinicio, eccoti, guarda, eccoli. Vedi, non l'avvicino di più perché sennò Enzo rischia l'infarto. Siccome la lascio lì, però l'ho di proposito messa. Grazie, Vinicio. E prima di andare avanti, scusate, ma ormai c'è questa cosa che dall'inizio va avanti. Elena dice: oh mio Dio, cosa vedo, che eleganza, tutti belli, ma Marci per me è unico. È lo stesso per me, guarda. L'emozione, ho anche sbagliato a scrivere, ha detto, ma noi l'abbiamo ben capito. Prima di andare avanti con i filmati, vi vorrei far vedere una cosa che non sapete nemmeno voi. Ah. Sapete che siamo andati avanti per un po' della stagione con i menù di Gaia, voglio dire, favolosi, di una qualità immensa. Tolgo un attimo Marcello. Io l'ho provati quasi tutti, ma non sempre sono riusciti bene come li fa lei. Certo. C'è qualità. C'è qualità, c'è la mano, esatto. Marci, scusa, ti esterno un attimo perché vi vorrei far vedere l'ultimo, che è il definitivo, che mi ha chiesto di farvi vedere questo. Questo è il giorno in cui ha tentato di fare un po' di più. Esatto, quando ha tentato di fare un po' di più, ecco. Chabalon non è un caso, ecco. Grande Gaia. Brava Gaia, brava. Mentre tu prepari ad andare avanti, io faccio qualche altro nome, perché siamo stati insieme anche a Monia, Alessandro Soldati, Alfredo da Tel Aviv, come ricordava Riccardo, i Tarpani di Chiana, Massimiliano Refi dell'Ardita, Luca Vanni, Marco Lillo, Chiara Tavanti, Ica Bila, Daniele Donnini, Giampaolo Anastasi, Joseph Fontano, Antonella Alessandro. Antonella Alessandro, che dobbiamo ringraziare in modo particolare perché ci ha dato l'eternità. Ci ha dato l'eternità con quella. Io me la riascolto prima di addormentare. Ma dobbiamo comunque ringraziare tutti perché sono stati bellissimi gli interventi di tutti. Alessandro, l'hai ricordato, Alessandro Soldati? Sì, voglio dire. Nostro Top Gun, un amico via video, insomma, ormai. Anche se, ragazzi, io nella mia cellula di memoria più importante conservo ancora Marcello che intervista Marco Lillo. È una di quelle cose che sinceramente ho trovato straordinariamente improbabile, ma bellissimo. Ma infatti, vedi, viviamo nei tempi dell'estetica. Dicevo in un video che apprezzavo la libreria di Francesca, che era ordinatissima, ma non ho dimenticato di dire che loro i libri magari li hanno letti, i miei sono ornamentali, chiaramente. ci mancherebbe altro. Comunque devo dire, con grande maestria ha intervistato Marco Lillo. Bravo, davvero. Grande davvero, maestria. Davvero, bravo Marci. Bravo Marcello. Mi confondete ragazzi, andiamo avanti. Con qualcun altro. A fine trasmissione io gli dissi: hai fatto le domande più belle della nostra breve e inutile carriera, però insomma, veramente, veramente bellissime. Andiamo avanti. Allora, il prossimo video riguarda un amico da Venezia, quindi ne facciamo parlare Marcello, Roberto? Ti va? Sì, volentieri, come no? Vai, parlane Marcello. Un amico incredibile che abbiamo scoperto, chiaramente grazie a Roberto, una persona che ha alcuni focus, un gondoliere che in questo periodo ha sofferto molto della quarantena, non tanto per l'inattività diciamo sui canali di Venezia, quanto per la forzata permanenza all'interno della sua casa. Beppi, ecco con noi Beppi. Ma adesso è il momento di collegarci con, ti spiego Marci, un certo Beppi mi ha contattato in privato, Beppi da Venezia,
E noi andiamo immediatamente a parlare con lui per vedere. Io è un nuovo amico, eh? Da Venezia non ci eravamo ancora collegati, per cui perché non. Aspetta, che sto. Ecco, mi sto provando a collegarmi. Ecco, ci siamo, signor Beppi. Sì, vediamo un po'. Salve. Buongiorno. Mi sente? Mi sente? Quindi adesso mi sente. Bene, bene. La mi scusi tanto se. Che mi sono permesso di chiamarla, perché, perché mi vado a dire una cosa curiosa, no? Ci dica, mi chiama Beppi, ma sì? Mi chiama Beppi Formenton, e siccome voi vi chiamate Chabalon, mi ho detto Farima, magari è una cosa. Tutto qui, questo è il motivo per cui. Casà, vedo una monata. Mi sembra di capire, signor Beppi, ora non vorrei arrivare a conclusioni affrettate, che lei sia stato un piccolo Casanova, quindi insomma si è dato da fare. Sì, mica sono stato un gran puttaniere da giovane, no. È vero. Perché sa che facevo prima io, quando avevo le tosate sulla gondola, mico la gondola cabinata, no? Che si va sotto. Quindi allora mi conosce vari posti di Venezia dove non ci va nessuno, perché con posti meno di turismo, no? E allora le portavo lì con la scusa di farci vedere una cosa interessante, e le portavo nel cabinato e qualche giochino, mi capisce, allora, vero? Capito tutto, grazie. È stato bellissimo. Io volevo fare un ringraziamento pubblico a Luca Zaia, che è il nostro governatore, perché in questa grande emergenza che ci ha mandato ognuno di noi a casa, che ci ha mandato le mascherine, personalizzate. Mico l'ho ricevuta proprio ieri, guarda, Mico la può vedere, che c'è una cosa che è la Lulu, e Mico ha detto il governatore, se la manda il governatore, che se la mascherina è tutta, insomma, no? Come va, Beppi? Bene, grazie mille di avermi accettato anche oggi, vero? Perché l'altro giorno mica sono stato tanto contento, mi sentivo importante, mi sembravo tipo, non so, Marco Predolin, che stavo in televisione, capito? Allora, diciamo, Marco Predolin va bene, però questa non è la televisione, questo è Facebook. Ma è una domanda, ma che sei Rai 1 o Rai 2? No, cioè... Questo non è né Rai 1 né Rai 2, questo è Facebook. Beh, l'importante è che sia la Rai, non importa. Bene. La vedo con la divisa da gondoliere. Sì, mi sono messo la maglietta da gondoliere. La famosa maglietta a righe. Ma si agita, per meglio. Ne ho fatte solo 4 perché perché poi go finì il Penarel. Però mica sono contento di essere tornato qua in televisione oggi, perché no, l'ho detto anche al Tony. Non è la televisione, mica ho detto anche al Tony che adesso che andrio a casa di saltare da un canale all'altro per cercarmi, per vedermi, che sia come un po' quando lui va in gondola, gli salta da un canale all'altro, sì. che cambia niente al Toro. No, ecco. Sarebbe Facebook. Sono contento di stare qui in televisione, ecco. Ma che è canale Facebook. È? È Facebook, Beppi, Facebook, non è la televisione. Vabbè, l'importante è che sia la Rai. L'importante è che sia la Rai, ecco. Perché che fa parte di un sacco di confraternite qua di Venezia. No? Ah, interessante. Sì, che è la confraternita dei gondolieri, e che c'è la confraternita del baccalà mantecato, e la confraternita del carnevale, e la confraternita della gran seula, e poi c'è la confraternita della Sniapa, dove mica sono presidente, e che c'è quella dove mica passa più tempo di tutti. Non l'avevo più. Sì, poi mica devo anche soddisfare le morose, e allora c'ho il lune e il giove che mica vai da quella giudecca, Marte e Venere che mi vai da quella d'Arsenale, il mercole che mi va a quella di Murano, che è più lontana lì che una volta sola,
a settimana, perché già quando vado, mica già ho fatto la prima. Allora... mica già ho fatto la prima. Eh sì, pagaiando. C'è sempre traffico sui canali. No? È bellissimo. Ma poi la maglietta colorata, cioè, questo dimostra l'arte vera di tutto, Dopo aver parlato poi diffusamente del ruolo del costumista nel cinema, insomma, esatto. Anche la pendarella, quando si dice di necessità virtù, vorrei rincuorare Giuliano. arriveremo anche alla musica, certo, alla musica. Giuliano, ce la siamo tenuti verso la fine, perché senza nulla togliere a nessuno. Forse quello è stato il momento più alto in assoluto dal punto di vista artistico, senza nulla togliere a tutti gli altri. Ecco, insieme a quello che ha fatto oggi Roberto con 8 personaggi, in assoluto. Adesso però, senza essermi preparato, quindi parlate un po' voi di quello che vi pare, ho da farvi vedere un filmato che vi riguarda a voi due, Roberto. Noi due? Perché attenzione, a me e a Robby. C'è stato un momento in cui abbiamo veramente rischiato la sommossa popolare, il golpe, direi. Ma tra l'altro sono anche piaciuti molto, quindi diciamo che c'è andata di lusso che siamo ancora qua, io e te, caro il mio Marcello, ma sappi che comunque andrà a finire che rimarranno loro due poi alla fine. ne hanno ben donde. Non credo proprio. Senza di voi non si fa niente. Io umilmente esco, intanto, ma sì, Roberto, di te quello che era successo, ma dillo te questa volta. È successo che il giorno di Pasquetta, mentre Enzo e Marcello andavano a farsi la classica scampagnata non so dove, abbiamo dovuto condurre io e il buon Riccardo, e quindi abbiamo fatto i presentatori per un giorno, come gli attori per un giorno. Vai. Caro Riccardo, buongiorno, buona Pasquetta. Ma caro Roberto, buona Pasquetta a te, Brighella. E poi mi corre l'obbligo di dire, simpatici amici sciabaloni. Ma soprattutto simpatiche amiche sciabalone. Buona Pasquetta! Buona Pasquetta! Da Riccardo? E Roberto! Eccoci qua. Ecco perché. Dai Rick, che siamo riusciti ragazzi finalmente, grazie a mie conoscenze nell'ambito delle Forze Armate, a far finalmente arrestare Marcello e Enzo. Perfetto, e quindi vi lasciamo, io ho accettato di fare questa cosa oggi per due motivi. Il primo era per dire simpatici amici sciabaloni all'inizio, e l'ho fatto, e per chiudere dicendo ricordatevi sempre che non è bello ciò che è bello, ma anche con i limoni della Santina quanto è bello Marcello. E eccoci qua. Come saremmo ricordati? Io sicuramente non lo so. Di quella puntata io vorrei ricordare l'immensa interpretazione di Marcello nella lavorazione del cocktail. Ci sarà qualcosa. Ci deve essere, certo, una sorpresa in fondo. Tra l'altro la stagione si è un po' inoltrata, è un po' cambiato lo scenario. Vediamo se nel prossimo futuro riesco a mandarvi qualcosa. Ma ormai il tuo terrazzo, il tuo orto, Marcello, saranno diventati tropicali. Sono rimasto senza piante in vaso, dove ho piantato tutto. La foresta pluviale praticamente ormai. Esatto. Andiamo avanti ragazzi di gran lena, perché le cose da vedere sono tante. Ricordiamo che questo è il meglio di, siamo ancora in diretta, condividete, siamo sempre tantissimi, fatela vedere a tutti, fategli vedere quello che si sono persi in queste 50 puntate. Torneremo con un altro format, ormai lo dico, magari non proprio un altro format, ma comunque in altri orari e con un'altra cadenza, è tutto da vedere, ma comunque torneremo presto. E nell'arco di queste 50 puntate è venuto a trovarci anche Benito. Di Benito chi ce ne parla? È mio cugino. Parlane tu, che è tuo cugino. Vabbè, in questo momento lo potresti anche andare a trovare. È mio cugino romagnolo, che fa il bagnino a Riccione, però insomma... si è presentato un giorno a casa mia e poi è intervenuto varie volte da su. Quindi che dirvi, non so, quelle pecche di famiglia che uno deve tenersi, tanto perché sono parenti, non è che li puoi scegliere, capito?
Roberto, ci sei? Vediamo un po' se riusciamo a collegarci. Pronto, Roberto? Niente. Roberto. Non c'è. Roberto? Niente. Non c'è mica Roberto. Come non c'è mica Roberto? Scusa. No, Roberto? No, Roberto non c'è mica in casa oggi. Ma chi è? Ma chi parla? Ma come non c'è Roberto? No, guardi, guardi, io credo... Buongiorno. Buongiorno. Ma scusi, buongiorno, ma... Mi scusi, sono Benito, il cugino di Roberto, di Riccione. Sono venuto qua a trovarlo, ma non c'è. Ma, scusate, posso fare una domanda? Si, prego. Ma cosa fate tutti in casa? Sono venuto a Roma, non c'è nessuno in giro. Ma come cosa fate tutti in casa? Ma scusi, lei cosa fa in giro? Dobbiamo stare tutti in casa. Ma io sono sempre in giro, sono venuto a Roma a trovare lui oggi. Ma non si può uscire. Non ho trovato veramente la città deserta, come mai? Ma non si può uscire, c'è il Covid-19, dobbiamo stare... Ma scusi, ma lo sa tutto il mondo. Ma cos'è? È un virus, è un problema, lei non può andare in giro. E a parte che... Ma c'è un virus. Ma scusi, ma lei dove... Cioè, ma come mai? Per come fanno? No, in Romagna non è arrivato nulla, non so. Ma stava a aprire un giornale, accendere una televisione, insomma, vuol dire... Ma lo sto dicendo, io compro tutti i giorni il resto del carrino, non c'è scritto nulla. Io vabbè che vedo solo le pagine sportive, però... io adesso però la saluto, perché ho lasciato il pedalò in doppia fila, non vorrei che mi fanno la multa. Voglio far arrivare con noi Benito da Rizzone. Dov'è? Buongiorno, signor Benito. Grazie che avete accettato la mia richiesta di essere in diretta oggi. Scusatemi se ve l'ho chiesto, però volevo raccontarvi che, se vi ricordate, che pochi giorni fa ero a Roma a casa di mio cugino Roberto. Sì, lo ricordiamo, sì. Poi quando ho cercato di tornare a Riccione, cercavo di uscire dalla città, c'era tutto un posto di blocco incredibile, non si poteva passare. Ho dovuto fare costa a costa per arrivare fino a Riccione, capisci? No, come, mi scusi, Roma è sul Tirreno, Riccione è sull'Adriatico, come costa a costa? Appunto, perché col pedalò non è che mi possa allontanare molto dalla costa, quindi ho dovuto fare costa a costa, sono sceso giù, quindi più alla Calabria, la Puglia, ho fatto tutto il giro, è stata un po' lunga, ma ce l'abbiamo fatta, sono abbastanza disperato. Perché, capito, insomma, cioè io voglio dire, cioè io ho fondato la mia vita sulla regola delle due T, il turismo e la topa, e veramente adesso sono disperato, cioè io mi sono sempre nutrito seguendo, come si dice, le famose due F, la seconda è la frutta. I più bei acchiappi, lo sai, li facevamo col moscone, perché con la scusa di stare lì a controllare i bagnanti. A proposito, lo sa perché si chiama Moscone? No, non lo so, me lo dica. Si chiama Moscone perché lo guidiamo i bagnini, che stia sempre lì a ronzare intorno alle toppe, capito? Pensi che c'era una cosa drammatica, c'era una signora molto anziana che era a largo, stava affogando. E allora io ero lì sul Moscone, l'ho vista, mi sono tuffato subito, ho cominciato a nuotare, ma a tutto braccio nuotavo forte, nuotavo per cercare di arrivare a salvare la poverina. Certo. Poi quando sono stato a metà strada, appunto, guardo verso la riva, c'era lì un pedalò con una ragazza bellissima, una ragazza bionda con due corte, una cosa, perché stava cercando, attaccata al pedalò, stava cercando di risalire sopra e aveva bisogno anche lei un po' di aiuto. Devo dire la verità che là c'era la vecchina che sbracciava, che stava affogando. Devo dire la verità che ho avuto anch'io un momento di titubanza all'inizio. Poi che ha fatto? Povera la vecchina, non ce l'ha mica fatta da sola. C'è un romagnolo che è nel deserto, si è perso nel deserto, cammina, a un certo punto trova un beduino e ci fa: scusa, ma il mare, ma dov'è? Allora il beduino lo guarda e gli fa: il mare? Ma il mare saranno 300 chilometri. E il romagnolo fa: poi, so che spiaggia che avete.
È meraviglioso, Benito. È stato amore a prima con Benito, non c'è niente da fare. Speriamo di rivederlo presto in spiaggia. Speriamo. Oggi c'era un collegamento da Riccione, stanno allestendo, serio, tutte le giornate allestendo nella speranza di riprendere più presto. Certo, questo ce l'auguriamo tutti. Ora, tra poco finalmente vedremo anche una cosa di Riccardo, bellissima. Voilà. Vorrei però ringraziare e menzionare con un ringraziamento speciale Sara, Nori, Cinzia, Matteo, Marco e Valeria, che sono le persone che ci ruotano intorno e che ci hanno dato una mano fuori da questo schermo dove noi quattro vogliamo starci da soli perché il nostro egocentrismo non ha pari da nessuna parte, ma che si sono dati tanto da fare con i testi, con le inquadrature, con la scenografia e quant'altro. Quindi mi sembrava giusto assolutamente menzionarli e ringraziarli tutti. Con i farmaci anche. Grazie. Di sì, che si ricordano. Con la sopportazione. Grazie. E a questo punto c'è anche chi ci chiede cosa significa Shabalon. Lo diciamo alla fine, dai. Alla fine lo diciamo. Adesso, Riccardo, eccolo. Mentre ti cerco, dici un po' che cosa. Sta qua, guarda, sta qua. Riccardo, sei stato quello che comunque alla fine della trasmissione ci ha sempre lasciato con qualcosa di buono in bocca. Oltre ad arricchirci per tutti gli aneddoti che ruotavano e ruotano intorno a tutti i drink e tutti i cocktail che ci hai proposto. Quindi, ma anche perché detto cioè, voglio dire, se uno racconta quello che ha fatto Riccardo e preparava il cocktail, è assolutamente riduttivo, perché Riccardo già non solo mentre preparava i cocktail era quasi un accessorio quello, no? Ci ha raccontato aneddotica varia e leggende o meno, più o meno vere, più o meno, come dire, storicamente, ma comunque voci che girano o derivazioni reali o la storia della mixologia, che io a rivolta lo dico in vita mia e non vedevo l'ora. bella parola e quindi veramente. È stato veramente un grande Riccardo. Abbiamo viaggiato anche un po' con la fantasia e la cosa un'altra cosa meravigliosa è che lui ha una casa normale, di una metratura diciamo normale, ma che ha 67.000 tipi di liquori, whisky, accessori, cioè, tutta cantina. Tutta cantina. Io ho solo bottiglie e un letto in casa, è un monolocale, lo dico. Però ha 3 piani di cantina. Esatto. Io come sempre me ne vado, intanto Riccardo, presentalo tu, vai. Allora, visto che era la cosa che è piaciuta di più, insomma, a tutti gli sciabaloni, ho cercato di riproporre in questo medley il meglio delle shakerate fatte in oltre 40 cocktail che abbiamo presentato, più di 40. Vediamo un po'. Si tappa lo shaker. Questo è uno dei momenti più eccitanti della trasmissione, sappilo. Immagino. Il freddo aiuta a legare le molecole, diciamo così. Forse non senti Marcello, probabilmente, oggi, però credo che tu l'abbia escluso apposta. Però ha detto, con rammarico ha detto, ieri non l'ho detta questa cosa, del ghiaccio. Si va, a questo punto, a shakerare con vigore. Ce l'hai fatta di profilo, il cuore ha subito... Volevo dare un trucco di classe, devo recuperare terreno. Si va a shakerare, non serve moltissimo tempo. Che cazzo! Fino a quando si shakera? E si va questa volta a shakerare con vigore, perché per fortuna. Ok, non l'ho ancora messo in ghiaccio. Bravo. Ci vuole una bella shakerata, ma lunga, anche 2 minuti, senza ghiaccio. Quindi io adesso inizio a shakerare e vi racconto dove e perché nasce questo cocktail. Allora, il cocktail nasce... Ma vedete che è meraviglioso, vero? Ma se non lo
ecco qua, diciamo che la prima mescolata l'abbiamo data. Ma soprattutto, visto che aveva bisogno di molto tempo per essere prodotto, finita la prima shakerata si aggiunge il ghiaccio e si dà un'altra shakerata. Scusa Riccardo, ti volevo dire, io faccio la visita medico-sportiva per prendere il certificato da sportivo agonista. No, la prova sotto sforzo non è così faticosa, sappi. No, è molto faticoso, infatti. Non questo perché la panna deve montare bene. Questo prevede un triplo shakeraggio, quindi una prima parte dry, secca, senza ghiaccio, perché questo serviva, se ci ricordiamo, a far montare un po' l'albume. E andiamo con la shakerata. Sentite che senza ghiaccio è una shakerata ninja, è silenziosa. Poi la cosa bella dello shakerare è che si sente cambiare la consistenza del liquido all'interno dello shaker. Si va ad aprire, che bella schiumetta, e si va ad aggiungere il ghiaccio. E si va, questa volta un po' più rumoroso. Il freddo regala. È inutile nascondersi, Riccardo. Questa è la shakerata che piace a noi. Faccio quello che avevo dichiarato tempo fa. Lo shaker lo metto via e vi faccio uno shaker domestico. Il mio shaker domestico è un barattolo di conserva. Quindi fatelo qualche minuto prima, chiudete bene il tappo e si shakerà direttamente nel nostro bravo barattolino. Che meraviglia. Qui siamo l'apoteosi. Ora io come lo filtro il mio cocktail? Un colino da cucina. Beh, piccolino, bravo. Questo ci avevo, che devo fare? Un colino e versate il cocktail attraverso il colino in modo che il ghiaccio resti fuori e il cocktail se ne va a finire nella nostra brava coppa Martini. Bravo. Sai Riccardo che io non lo berrei, me lo farei incartare, guarda. Guardate ragazzi, che meraviglia. Sì. Beh, cioè, insomma, che vi devo dire? Io tutte le volte avevo dei brividi quando shakerava. Ora 5 minuti di shakerate e ho dovuto prendere un panno asciutto. Eccolo. No, il problema di Rick è che adesso quando riusciremo a vederci ci deve fare tutti. Io lo faccio con piacere, ragazzi, lo sapete. Comunque, ora penso che tu debba allenare anche un po' le gambe, perché il tronco superiore l'hai allenato abbastanza. Soprattutto gli addominali, si è notato progressivamente una lievitazione, perché inevitabilmente stare fermi. Perché poi, bellissimo. Ragazzi, no, comunque abbiamo fatti più di 40. Ma ora, a parte tutto, ma vogliamo dire... Sono tanti. 40, di cui molti ufficiali, come ci raccontavi, sì. E uno meravigliosissimo di Foiano, che quello rimarrà per sempre, insomma. Grazie a Marco Brini, insomma, che ci ha regalato, ci ha permesso di utilizzare la formula segreta, insomma, della bomba. E prima o poi ci sarà il cocktail Chabalon, giusto? Assolutamente. Sì, ecco, ricordiamoci anche che tutto questo, oltre a diventare una nuova edizione fatta in modo un po' differente, ma dovrà diventare anche una festa alla fine di tutto, quando veramente potremo stare appiccicati tutti quanti di nuovo, la faremo a Foiano. Io ho già trovato la situazione dove farla, ci sarà perfetto. Tempo per organizzarla, penso. Purtroppo, sì. Però insomma, ecco, la faremo davvero, tra l'altro molta gente ci chiede di farla, quindi insomma la faremo assolutamente. Sono stati veramente tutti dei bellissimi momenti. Ecco un'altra cosa che volevo dire, Riccardo, in questa situazione delle 5 e un quarto ha avuto questa veste da shakeratore, da cocktailista, ma in realtà Riccardo può fare e ha fatto molto di più in vita sua, insomma qui diciamo si è ritagliato questa parte, ma insomma poi nel proseguo vedrete cose con Riccardo che beh, insomma ripeto, chissà. Io Marcello piano piano questo quadrato scomparirà, questo di sopra e solo quello di sotto, come è giusto che sia. Il destino ormai beffardo. ne ha di qualità Riccardo, io non lo conoscevo, in passato a conoscerlo adesso, quindi ma scopro noi... anche nei nostri discorsi privati che ci facciamo fra di noi quattro, insomma, grandissime qualità di spessore. Grazie.
Adesso proseguiamo. Siamo in ritardissimo, ragazzi. Ma tanto, ma lo sapevo che andava avanti. L'importante è, amici, che voi rimaniate con noi e continuate a condividere, perché adesso arrivano ancora i pezzi, se possibile, ma tanto qui è tutto migliore, quindi arrivano altri pezzi di quel livello. Cioè, abbiamo adesso Alberto Maria e il Kumenda insieme, no, insieme, diciamo, in conseguenza, subito dopo con il boss. Chi ne vuole parlare, ragazzi? Ditemi voi. Come... Voi, parlatene voi. Allora, Marcello, parlane te. Alberto Maria, sì, è per me un piacere, perché Alberto Maria è un po' un'icona di una certa Italia a cui tutti vorremmo un po' protendere. E tra l'altro ho capito che è anche una persona piuttosto generosa, perché ha messo a disposizione il Nabilia. Il boss invece, dopo la prima il primo intervento dove si sentiva soltanto la voce, in realtà si sta dimostrando anche un uomo d'onore insieme ai suoi due scagnozzi, ma su cui si può sicuramente, se righiamo dritto e gli diamo retta, fare affidamento. C'è un milanese doc che può darci testimonianza di come si vivono questi giorni di emergenza. E io non conosco il nome, però gli diamo il buongiorno e il benvenuto. Salve! Salve, benvenuti a casa mia. Salve. Scusatemi, sto facendo un repulisti al mio portafoglio Vuitton, perché qui adesso, ecco, guarda, ho appena buttato l'abbonamento alla Scala, tanto ormai per quest'anno... Sì, probabilmente sì, però... Scusi, ma il suo nome... Ma io mi chiamo Alberto Maria, ma per gli amici mi può chiamare Kumenda. Scusatemi se vi dicevo a casa, in abiti da casa Versace e in scarpe Tots, scusatemi tanto, ma in questa emergenza dobbiamo cercare di stare comodi. Ma lei vive da solo? No, vivo con la mia famiglia, c'ho la Ludo, mia moglie, che è di là che dipinge. Poi c'è mio figlio Gianfri, che sta facendo adesso un'ape con i suoi amici su Zoom, con il suo iPhone 18. E poi c'è mia figlia, la Fede, che è in una call con la Giamaica, dove dice che fanno integrazione, non lo so. Ah, se lo dice lei. Senta, e lei come sta vivendo questa quarantena? Ma guardi, non me ne parli neanche, è iniziata malissimo. Avevamo Amish, il nostro domestico, che al primo starnuto ho dovuto chiudere in garage. Ma scusi, Eva, come l'ha rinchiuso in garage? Eva? Eh beh sì, non potevo mica tenerlo a casa, troppo pericoloso. Ho provato a rispedirlo in Bangla con un cargo, ma hanno chiuso gli aeroporti, figa. Però tranquillo, guardi che fra la Rolls e la Porsche Cayenne, c'è giusto il posto per un sacco a pelo comodo. Ma perché, scusi, dove abitate? Lei dove abita? Noi abbiamo un attico a Via Monte Napoleone. Beh sì, poi guardi, sfiga delle sfighe, eravamo pronti a partire per Courmayeur, dove in genere noi andiamo con due ore di Rolex, non più due. No, ma che prenotato, abbiamo uno chalet a Courma, 400 metri quadri, vista bianco, una cosa meravigliosa, niente come il mare. Dà il senso di libertà, no? Capisco. E se è ancora vivo ci porto anche Amish. Sì, beh certo, speriamo allora che Costa Crociere riparta presto, appunto, con le crociere. No, ma quale Costa Crociere, scusi, eh? Ah no. No, io ho il Nabia Centro. Cos'ha? Il Nabilia a Saint-Tropez. Ma Amish, scusa, ma come sei uscito? Come ti sei sciolto? Hai fatto da solo? Sì, dottore, io tutto solo fatto, tutto solo, tutto da solo. Non è possibile. Ho fatto mettere tre lucchetti, due catene, un allarme. Guarda, confessa, Amish, perché ti faccio paracadutare in Bangla in men che non si dica. Amish, ho due notizie per te. Una brutta e l'altra peggio. Quale vuoi sapere per prima? No, dottore, non lo so, decide tu, mi fai preoccupato, dottore. Decide tu quale vuole, quale. Allora... Quella brutta è che sei positivo al coronavirus, Amish.
quindi non ti azzardare a fare un passo avanti. E allora, dottore, scusa, se quella è brutta, questa è peggio, che è peggio? Che è peggio? Quella peggio è che ti hanno trovato un carcinoma, a quanto pare inoperabile. Mi dispiace dirtelo, ma hai un mese di vita, Amish. Senti, hai un fratello da mandarmi al posto tuo, perché magari mi serve. Amish, coglione, tirati su, sto scherzando, sei sano come un pesce. L'unica cosa che devi preoccuparti è che è finita la vacanza. Roberto, Roberto, ci sei? Roberto? Scusi, ma lei chi è? Roberto, dov'è? Dottore Ferraro, quante domande? Il mio nome non ci deve interessare. E il suo amico sta bene. Uno dei miei picciotti, Pasquale, detto o silenziatore, ci sta facendo compagnia e controlla anche che non si sciolga in lacrime. Signor Boss, la posso chiamare così? Dottore Ferraro, lei a me è meglio che non mi chiama, lo dico per il suo bene. Quello che volevo dire è la preoccupazione che mi sta salendo nei confronti di questa situazione che si è creata non solo in Sicilia, ma in tutta Italia, anzi oserei dire in tutto il mondo. Oggi questo avvento di questa nuova organizzazione criminale di origine pugliese, la Sacra Coronavirus, ci sta mettendo i bastoni tra le ruote. Colgo l'occasione perché vorrei fare una analisi. E se lo diceva il boss, che era insostenibile, chi siamo noi? Riccardo, per smentirlo. Riccardo? Sì, perché tu lo hai stimolato, l'hai provocato, e lui, il problema è che io lo posso fare in pochi minuti, pochi secondi, quello che hai chiesto te. Lui chiaramente ha bisogno di tutto. No, spieghiamo, io fuori onda ho chiesto se potevano munirsi di un drink per la fine. Ah, pensa che io non l'ho neanche vista questa cosa. Della trasmissione, quindi probabilmente Riccardo è andato a prenderlo. Eccolo con noi. No, ero una sosta tecnica. Scusa. Tu non sei abituato a stare tutta l'ora con noi. No, io devo attrezzarmi col catetere. D'altronde, quando la prostata chiama, poi non è che uno può fare. Siamo tutti esseri umani, eh? È così. Esseri umani. Oh, ragazzi, che ore sono? Le 18:30. Ma un quarto d'ora di ritardo. Un quarto d'ora di ritardo. Abbiamo salutato tutti. Se avessimo finito. No, perché abbiamo da salutare chi si è veramente prestato per fare bella questa trasmissione, cioè tutti i partecipanti al concorso Attori per un giorno, e che sono andati in video proprio sulle barzellette. Rita e Paolo, che tra l'altro sono anche i vincitori, Luna e Alessandro, Emanuela, Gaia, Viviana e Gianni, Carla e Alessandro, Lucia e Roberta e Sara. Sì, tantissimi, bravissimi, avete fatto cose meravigliose, un'altra delle cose che rimarrà per sempre. Salutiamo Francesca, che abbiamo salutato prima. Con ciao Francesca! Video, che ci dice, ma che eleganti, sai, l'ultima puntata di questa... Di questa fase 1. Questa fase 1, bravo, bravo, della fase 1, perché poi anche noi... è vero, tra l'altro oggi Riccardo ha scritto un messaggio meraviglioso su Facebook, ricordando appunto l'appuntamento con noi oggi pomeriggio, ha menzionato tutti tranne me e Marcello, mi sembra aver visto. Ma certo, ma voi siete Shyamalan, siamo nell'aria. Cioè, voi siete Shyamalan, sarebbe ridondante. Anche Elettra dice bravi tutti noi, grazie Riccardo, noi non lo stiamo leggendo perché i messaggi sono veramente tantissimi, quindi li stiamo leggendo ma non li ripetiamo ad alta voce. Una la voglio leggere io, perché la battutona di Alberto Maria, 2 ore di Rolex, è stata proposta come patrimonio dell'umanità. Io sono d'accordo. E esatto. A proposito di grandi ascoltatori di Shyamalan,
Io devo anche ringraziare due copywriter. Una è Caterina, che ha coniato, diciamo, il titolo Aperialon, che Caterina Forti, che va ringraziata. Giovanni Santilaurini, che oltre che grande ospite ha fatto anche la sigla ufficiale di Aperialon, quindi a lui va il mio grazie. E poi anche a Vinicio, perché uno mi ha fatto scoprire un cocktail che non conoscevo e che entra nel listino fisso. Il penicillina. Il penicillina. Ma soprattutto perché ha inventato la ritta dello stendino, che per me diventa anche quella una. Guarda, adesso non ce l'ho, ma è stato un momento questo, meraviglioso. Chi vuole lo ritrova nelle puntate di Sciabalò. Sì, assolutamente. Però la ritta dello stendino ha vinto. Era fantastica. Siamo verso la fine, adesso c'è un Ampex, come direbbero quelli bravi, no? Si diceva così una volta. Sì, Ampex o RVM anche. O RVM, riguardante gli incontri di musica. Li facciamo presentare a Riccardo, vai, così almeno facciamo. Guarda, per affinità, diciamo che con la musica abbiamo avuto una grande frequentazione, perché tanti ospiti bravissimi, il primo fra tutti Gabriele Cato, insomma Polverini, che ci ha deliziato con delle performance live ogni volta ad Arezzo. Abbiamo ospitato Raffaele Kohler con la tromba, abbiamo ospitato soprattutto la nostra grandissima pianista e organista, insomma abbiamo avuto un organista e una pianista, ma che vi devo dire di più? Ci hanno regalato note ed emozioni, ascoltiamoli. E chi vi sto per presentare è un signore che a livello internazionale è uno dei più importanti organisti che abbiamo in Europa sicuramente. Con noi Adriano Falcioni. Ciao Adriano. Ciao Adriano, ciao, benvenuto. Uno si immagina uno che suona l'organo a Cannes, quindi in una chiesa, anziano, e almeno nel mio immaginario, e che non ha voglia di stare in pubblico, insomma io lo vedo lì da una parte, Nome della Rosa da una parte lì che suona. Infatti ero giovane in social. Oggi abbiamo, mi ricollegherei al taradà di Roberto e cercherei di finire perlomeno la toccata almeno. Vai, sì, grazie. Direi che lo ascoltiamo in religioso silenzio. Beh. Polverini qui con noi. Ciao Gabri. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Ciao Marco. Marcello, te che... No, c'è sempre un problema a invitare lui, dai. perché ora vedremo, ora lui si esibirà in qualche cosa che non sappiamo, ma sento odore di emozioni, quindi sia che le esprima parole, ma con la musica è sempre un problema, mi trasen dall'os cuddu tu ca fora c'è a guerra mi sento un scianizza da muri da muri e quando t'affronto da strada mi veni
nascosta andò fuori, tutto che fora se mori d'amore, scianizza d'amore, l'amore. Come anticipato nel nostro prologo, è uno dei più grandi trombettisti d'Italia, sicuramente il trombettista più famoso di tutta Milano. L'avete visto in tutti i telegiornali nazionali, l'avete visto in tutti i rotocalchi o come diavolo si chiamano le trasmissioni di intrattenimento pomeridiano, ma soprattutto l'avete visto anche a Foiana suonare un po' di tempo fa. Lui è il grande Raffaele Köhler. Ci sei, Raffi? Raffaele. Vediamo. Eccolo! Meraviglioso! Verdiano nel suo atteggiamento, guarda che bello, spettinato come Giuseppe Verdi. Meraviglia. Facci due note di saluto, Raffi. Dai ragazzi, allora immaginiamo in questo momento che questo soffitto diventa un cielo. Oggi ho l'abbiamo l'onore, io per prima di tutti, perché ho l'onore di avere anche la sua amicizia, con un artista internazionale, mondiale. Vi dico solo che vabbè, è una pianista. Angela Vacatello. Ciao a tutti, ciao. Buonasera, grazie. Buon 25 aprile. Angela non può andarsene se non ci fa sentire qualcosa con le sue candide ma violente, dolci ma a volte fortissime mani. Vabbè, allora eseguirò la polacca eroica di Chopin. Quindi... Alza la pena fare Shabalon per tanti motivi, ma per questo proprio... cioè Giuliano è impazzito, tra l'altro, ormai lo sappiamo, sì, ma sì, ha sì, tutti i motivi per esserlo, insomma, assolutamente. Dice, tra le altre cose, dice
finalmente è arrivata lei, altro che una serata alla Scala, ditegliela il Comenda. Ragazzi. Ancora, sì, ma una cosa non esclude l'altra. Esatto, no, assolutamente, assolutamente. È stato, guarda, ancora oggi, io non ci capisco veramente niente, però, e questo dimostra quanto sia brava ad arrivare, cioè quanto sia veramente brava ad arrivare nelle corde più recondite. Bravo. Ma potrebbe... sai, sono tanti, come dire, gli aspetti che fanno di un pianista un grande pianista, no? E devo dire che Mariangela ce l'ha tutti. cioè, a questo vorrei solo dire la pulizia del suono, una delle cose, uno degli aspetti che vanno, che vanno comunque considerati quando c'è un pianista che suona. La pulizia del suono di Mariangela è una roba meravigliosa, oltre all'interpretazione e a tutto il resto. Infatti, certo, si sentiva, era pulita anche nonostante lo streaming, voglio dire, trasmetteva il audio. Esatto, no, vabbè, non per noi, per quella che certo, insomma, certo, qualsiasi certo, cosa certo, sentita al telefono perde in qualità, e nonostante tutto era commovente, quindi voglio dire, dal vivo assolutamente deve essere sì, vibrante. Ci sono commenti, commenti di tutti i tipi. Ragazzi, stiamo arrivando verso la fine, io lo dico a voi, ma soprattutto lo dico agli amici a casa. Io, insomma, di Sciabalon sono 3-4 anni che ne facciamo, Marci, forse anche di più. È veramente emozionante, perché è stato veramente bellissimo stare con voi, ma una cosa ve la dico alla fine, tanto è molto veloce, quindi la dico in fondo. Sì. Adesso però, se mi permettete, rimango un attimo solo con Marcello. Ma figurati. Un video di qualche sono secondo... quello più bisognoso. Il mio problema inizia da tra mezz'ora. Sì, certo. Inizia tra mezz'ora, perché se non ho delle speranze, delle cose a cui pensare, già domattina potrei anche aprire la finestra. No, ma non devi farlo. Allora, Marci, guarda, quello che vedi non è bello ciò che è bello, è un minuto. È anche troppo, Enzo, anche troppo. Raccogliere le tue facce e... effettivamente, come ho detto all'inizio, anzi forse no, anzi fuori onde, effettivamente è venuto fuori una cosa che forse farebbe meglio dopo la dipartita, però è andata così. La vuoi mandare domani sera? No, io ti metto solo con aspetta che devo trovare il modo, ti lascio solo con il me video, stesso, perché... con me stesso. Ti metto con la faccettina in basso, sì, piccola. Ma litighiamo io stesso, Enzo, non so, proprio da solo non so se è il caso, eh. Così qui Enzo va bene. No, qui, in realtà, caro il mio Enzo, qui tirando le somme sono passati 50 giorni, anche di un periodo un po' complicato, è partita per scherzo, ci troviamo oggi e cioè, sono passati veramente, è passato del tempo senza quasi rendersene conto, perché abbiamo avuto questo appuntamento. Direi, per citare me stesso, ci è servito a noi, no? Per arrivare fino a qui. Esatto, certo. Assolutamente. Jacopo Sartori dice grande coccodrillo per Marcello, è venuto fuori quello, non volevo... Sì, infatti. No, vorrei tranquillizzare il pubblico che questo video, cioè questo quadretto adesso è in diretta e Marcello è vivo, sta bene. Sono le 18:49. Sono le 18:49. Perché se la giocava con Kim Jong-un praticamente. Però hai visto, è uscito prima lui, eh? Esatto. Però scusate, ragazzi, siccome mi è venuto fuori male questo quadrato, vi tiro fuori un attimo, ma solo per ritornare tutti... come siamo abituati a vederci sempre, ecco, solo per quello, e abbiate pazienza.
Fa piacere che la donna ha ancora la finestra che guarda. Eccoci, eccoci, eccoci qua. Adesso è bene, bene, bene. Comunque, Marcello, sei pronto per Linea Verde? Secondo me, io lo dico. È una mia aspettativa. Guarda, in qualche edizione okay. L'ho criticata perché io sono. Però insomma, ho cercato di stare tra la natura anch'io. Rispondo a Vinicio che dice: è stato bellissimo, ma come tanti stanno scrivendo, Vanna, sono tantissimi. Noi vi ringraziamo. Torneremo molto presto con un appuntamento settimanale, ve lo faremo sapere sui social, non vi preoccupate, questo è stato una prima parte, la fase 1, ci sarà una fase 2, se possibile ancora più bella. Io prima di chiudere... Sì, vai Mar, vai Rob. Volevo... Resta così, non togliere... Ah, ok, va bene. Volevo dedicarvi una poesia a tutte e tre. Allora... Che ho scritto per voi... In realtà non l'ho scritta io, è un adattamento, però vado. Io vi amo. E se non vi basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda. E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, che la vostra bellezza sola riempirà l'universo. Io vi amo. E se non vi basta, vuoterò il mare e tutte le perle verrò a portar davanti a voi e il mare non piangerà di questo sgarbo, che onde a mille sirene non hanno l'incanto di un solo vostro sguardo. Io vi amo, e se non vi basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle vostre mani e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io vi amo. E se non vi basta, catturerò le nuvole e ve le porterò domate e su voi piover dovranno quando d'estate per il caldo non dormite. E se non vi basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo e se non vi basta, andate a fanculo. Chiaramente non è mia, è del grande Stefano Benni. Sì, sì, certo, certo, però è bellissima, se grazie. Qualcuno non lo sapesse... Che avremo solo... un giorno ospite, spero. Ma sì, prima a poi. Questo punto, perché ognuno non... dimostra l'amore come può, e io l'ho apprezzato tanto, Roberto. Grazie, grazie. È il pensiero che conta. Ragazzi, siamo davvero alla fine. Io vi voglio però proporre una cosa prima di tutto. Sì. Finita questa puntata, vi mettete davanti a una parete, se possibile, più nuda possibile, liscia, e fate piangere. Una foto in piedi così come siete vestiti adesso. Perché è... Dopo faccio il montaggio e domani la postiamo, perché anche io ho da farvi delle cose, promettetemi che mi farete, d'accordo? Va bene. Io mi ero preparato, lo sapevo, cioè, me l'aspettavo. Io no, perché mi è venuto in mente ora e quindi sarò io quello messo peggio. Ero sicuro, vai. Ma in piena la vuoi? Sì, è certo, in piedi, sì, certo, figura in piedi. Marci, se no, che in piedi, intera. Ragazzi, è stato davvero, davvero, davvero bellissimo. Mai avrei creduto, io personalmente, quando... Ho chiamato Marcello all'inizio della fase 1 per dirgli perché non facciamo qualcosa il pomeriggio, visto che dobbiamo stare tutti a casa, ma avrei creduto che potesse succedere tutto quello che è successo. Perché in effetti, diciamo, che se c'è questa cosa qui, essenzialmente è merito di Enzo per l'idea, la tenacia e la volontà di imparare a fare anche il regista. Con mezzi a volte molto limitati e incerti. No, vabbè. Ragazzi, oggi ha gestito una quantità di materiale imbarazzante, quindi vabbè, ma tanto il bello è tutto insieme, siamo tutti insieme, vedo tutti i messaggi di persone che ci salutano, vi vogliamo bene a tutti. Io, ragazzi, chiuderei qua con la frase che chiude sempre la trasmissione: vi voglio bene a tutti, lo sappiate, sappiatelo, e terminiamo così. Non è bello ciò che è bello, ma anche terminata alle 5:15, quanto sono belli Roberto, Riccardo e Marcello. E Marcello. Ciao.